Ciao ragazzi! Se state cercando una sim per quando andrete in viaggio in America, allora oggi ho la soluzione adatta a voi. La sim di cui vi parlerò oggi è la sim di T-Mobile. Questa eccone una. Questa infatti io l'ho provata proprio recentemente nel mio ultimo viaggio negli States ed è il motivo per cui ve la consiglio. Infatti tutto ciò che trovate sul mio canale, tutti i miei consigli, è perché li ho provati in prima persona. E appunto questa sim l'ho utilizzata nel mio viaggio fatto quest'estate negli States, più precisamente a New York, di cui oltre a breve usciranno alcuni video sia su YouTube ma anche su Instagram e TikTok. Quindi se volete seguirmi qua sotto trovate i miei indirizzi, i miei account. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma qualche anno fa avevo già consigliato una SIM internet per gli Stati Uniti, ma ora che ho trovato questa qui siamo completamente su un altro livello rispetto a quella della Lycra Mobile che vi avevo consigliato qualche anno fa. Ma ora iniziamo nel parlare appunto su come funziona e quali sono le caratteristiche di questa SIM. Questa SIM la si può molto banalmente acquistare su Amazon, di cui vi lascio il link in descrizione. Come potete leggere dal prodotto dell'annuncio Amazon, all'interno di questa SIM è incluso un piano internet illimitato, ma non solo, infatti, oltre al piano internet, il piano include anche messaggi e chiamate illimitate. Il piano SIM però ovviamente ha una durata limitata. In particolare, Amazon vende tre piani differenti, che sono quello da 15, 21 e 28 giorni, che costano rispettivamente da 46 € il piano minore, fino ad arrivare a 52 € per il piano da 28 giorni. Quindi, come vedete, la differenza di prezzo che c'è tra il piano da 15 giorni a quello di 28 giorni non è molto elevata, però tuttavia c'è anche da considerare che comunque il piano, quello base da 15 giorni, costa ben 46 €, che sono tanti, cioè questo bisogna ammettere che comunque si tratta di una SIM il cui prezzo è abbastanza elevato. Oltre a questi tre piani ci sono anche quelli da 9 e 12 giorni, che costano rispettivamente 37 e 43 €. Questi però non si trovano nella stessa pagina che vi ho mostrato prima di Amazon, ma in un'altra di cui vi lascio sempre il link in descrizione. Tuttavia, nonostante il prezzo, vi assicuro che davvero il costo vale il valore di questa SIM per ciò che vi dà. Quindi, una volta che voi acquistate la SIM e la ricevete a casa, la attivate, perché appunto essendo una carta, una SIM prepagata, questa va attivata, e poi appunto potete usufruire dei servizi, quindi di internet, messaggi e chiamate, fino a quando non scade il periodo del piano. Quindi una volta finiti i giorni del vostro piano, non potete più utilizzare questa SIM per connettervi a internet, a meno che non decidiate di prolungare il piano, perché è possibile farlo, ma di questo ora ne parleremo tra qualche secondo. Inoltre, cosa molto fondamentale e che è un punto a favore di questa SIM è il fatto che potete fare da hotspot ad altri smartphone. Quindi, appunto, inserendo la SIM nel vostro smartphone, potete farvi da hotspot anche eventualmente se avete degli iPad, dei tablet o dei PC con voi. C'è da fare però una precisazione, infatti, io non l'ho provato perché non ho un modem portatile, però viene specificato che questa SIM non può essere utilizzata se inserita all'interno di modem portatili. Cioè potete fare da hotspot da uno smartphone, ma non da piano internet se la inserita all'interno di uno di quei modem piccoli portatili che appunto servono per avere sempre internet in giro. Ecco, io in prima persona non l'ho provata perché uno, non ho un modem portatile, due, perché non mi è mai servito, cioè nel caso ho bisogno di internet mi faccio appunto da hotspot dal mio smartphone, però vi conviene non rischiare, c'è scritto che non funziona e anche nei commenti c'è scritto che sembrerebbe non funzionare, quindi meglio non rischiarsela. Ci sono inoltre alcune considerazioni da fare per quanto riguarda questa SIM. Infatti, il titolo dell'annuncio di Amazon potrebbe un po' ingannare. Allora, la prima cosa riguarda il piano internet, ossia il titolo dice che sono internet con cicli limitati. È così, ma c'è diciamo un asterisco. Ossia, così come succede con molti altri piani internet di varie SIM per l'estero, anche questa in realtà ha 50 GB, che sono gigabyte effettivi a velocità 5G e non 4G come c'è scritto. E cosa succede? Che finiti questi 50 giga si passa ad una velocità ridotta. Allora, c'è da dire intanto che 50 giga sono tantissimi, a meno che non state un mese e siete sempre fuori e non avete wifi, allora sì, potrebbero finire. Io, ad esempio, quando sono stato appunto in America, ho avuto la sfortuna di essere in un hotel in cui non funzionava il wifi, quindi ero sempre costretto a utilizzare il mio internet anche per farmi hotspot e tutto, e devo dire che all'ultimo giorno, sono stato 8 giorni là, all'ottavo giorno devo ammettere che ho finito questi 50 giga, però
io ho notato che la velocità non si è ridotta. Cioè io facendo gli hotspot, intanto rivedevo che ero sempre connesso a 5G, quindi 5G è comunque una connessione veloce. Facendo gli speed test mi sono accorto che la velocità non era diminuita, quindi è un po' da prendere con le pinze la cosa che c'è scritto che la velocità è ridotta, perché io non ho avuto alcun tipo di segnale che la velocità fosse stata ridotta. La seconda precisazione da fare invece riguarda le chiamate e i messaggi. Infatti una cosa che non è ben specificata è che in realtà i messaggi e le chiamate sono illimitate, ma solamente per altri numeri americani. Quindi se voi provate a chiamare un numero italiano o mandate un messaggio, il messaggio non si invia, invece nella chiamata vi dicono che non c'è credito sufficiente, perché effettivamente nella SIM non c'è credito. E quindi diciamo che per chiamare l'Italia questa SIM è assolutamente inutile, dovrete utilizzare WhatsApp, insomma. Altrimenti può essere utile per l'unico fatto che se siete in tanti, siete un gruppo e tutti avete una SIM americana, allora lì sì che potete, vabbè, gli SMS non so quanto possono essere ancora utili, ma potete chiamarvi tra di voi. Poi, come vi ho anticipato prima, nel caso dovesse succedere che sono finiti i giorni e voi siete, avete ancora necessità di internet, potete estendere la durata del piano. Per fare ciò vi basterà aprire il QR code, che è questo qui che vi sto mostrando alla fine del foglietto, questo è il foglietto che trovate all'interno del pacchettino che vi arriva, e appunto questo QR code vi indirizza al sito dove è possibile estendere la durata del vostro piano internet sulla vostra SIM. I costi dell'estensione vanno dai 3 dollari per aggiungere un singolo giorno fino ad arrivare a 24 dollari per aggiungere 12 giorni. Purtroppo la cosa negativa è che questa cosa è valida solamente, come c'è scritto anche sotto nei termini e condizioni, è valida solamente se scegliete un piano internet, quindi una SIM, che ha una durata da 6 a 15 giorni. Quindi appunto l'estensione si può fare solo se acquistate la SIM, quella più economica, quella da 15 giorni. Perché se invece acquistate quella da 21 o 28 giorni, purtroppo l'estensione non si può fare. Ora torniamo un attimo indietro e andiamo a vedere qual è il processo di attivazione della SIM. Prima però facciamo un breve unboxing di quello che troviamo all'interno della bustina. Allora, all'interno della bustina, ovviamente tutto lo troverete tramite una plastica che ora non ho trovato, comunque all'interno trovate questo foglio di istruzioni che vi spiegano passo passo come si attiva la SIM e come estendere e le impostazioni da settare sul vostro smartphone, anche se solitamente si settano in modo automatico. E alla fine quello che trovate scritto qua sono le stesse cose che vi sto per dire, ma magari in modo un po' più chiaro. Poi trovate appunto questa porta SIM con il pirulino, quello per aprire lo slot della SIM del vostro smartphone, ed infine appunto la SIM con tutti i vari dati, il codice seriale, i diversi tipi di SIM, quindi nano SIM, micro SIM e chi ne ha più ne metta. Ok, quindi prendiamo ora in mano il foglio di istruzioni, ora lo faccio passo passo con voi, e andate a scannerizzare il QR code che trovate, quello in alto a destra, almeno nella versione della SIM che ho io. E a questo punto vedete che vi si apre il sito dove vi dovete attivare la SIM. Cosa molto fondamentale è che la SIM va attivata 3 giorni prima, va bene anche 2, però per sicurezza fatelo 3 giorni prima dalla data rispetto a cui arrivate a destinazione, quindi 3 giorni prima del vostro arrivo in America. Vabbè, qua sopra trovate scritto un po' di informazioni generali, c'è poi scritto anche che per quanto riguarda l'estensione, c'è scritto, in realtà qua trovate anche scritto che da 21 a 28 giorni si può fare l'estensione, in realtà il link che vedete rimanda a una cosa che è una SIM europea, quindi che non c'entra assolutamente nulla. A questo punto la procedura è molto semplice, io ve la mostro, ma è una cosa veramente si fa in 2 minuti, non ci vuole molto. Allora, bisogna prima inserire il serial number, che è quello che trovate in verde, questo qua sopra, eccolo qua, copro le altre cifre, non si sa mai. Sotto il SIM card number, che invece è questo qua dentro il riquadro fucsia. Poi dovete inserire il codice email, a meno che se avete invece il serial number che inizia per T030 non dovete inserirlo, altrimenti sì, dovete inserirlo. Il codice email è un codice che si trova nelle impostazioni del telefono, oppure molto banalmente vi basta aprire l'applicazione del telefono e scrivere asterisco cancelletto 06 cancelletto e lì trovate email e mettete quel codice lì. Sotto invece dovete scrivere ultime 2 informazioni importanti, anzi la prima è molto importante, ossia la data di attivazione fondamentale, quindi la data in cui arrivate negli Stati Uniti, mentre sotto la data dell'ultimo giorno che siete lì. In realtà non ha molto senso, voi nel caso mettete la data di non la data in cui ve ne andate, ma la data in cui sono trascorsi i giorni del piano, quindi 15 giorni dopo, 21, 28 a seconda del vostro piano. Infine vi chiedono solamente il nome, la vostra mail e il numero di telefono vostro italiano, quindi non quello della SIM. E poi, una volta cliccato Submit, nel giro di pochi minuti o poche ore, riceverete una mail che vi dice appunto che l'attivazione della SIM è stata richiesta. Quindi, come vedete, alla fine
ci vogliono massimo 3 minuti e più il tempo di scrivere i vari codici uno alla volta, tutti i numeri uno alla volta. Allora, passiamo ora alle mie considerazioni finali. Allora, devo dire che io mi sono trovato assolutamente bene con questo sim, non ho mai avuto alcun tipo di problema di connessione, sempre 5G ovunque fossi. Allora, io l'ho usata a New York, però se voi cercate un po' su internet c'è scritto che prende quasi ovunque negli States, quindi se andate nelle città principali, che ne so, New York, Los Angeles, Philadelphia, Washington, San Francisco, sicuro non avete problemi. Sicuramente il prezzo non è indifferente, perché si parte da 45 euro, che sono tanti, però c'è da dire che effettivamente l'America ha dei costi di internet che sono molto più alti rispetto a quelli che sono in Italia, dove con 10 euro puoi avere 100 gigabyte, quindi alla fine questo è un costo che va nella media per lo standard dell'America. C'è però da dire che il costo vale la candela, cioè avete 50 giga che in realtà sono illimitati perché non vanno mai sotto 5G, almeno a me non sono mai andati sotto 5G anche dopo che ho superato i 50 gigabyte, quindi non avendo mai avuto alcun tipo di problema non vedo il motivo per cui non consigliarvi questa sim. Ovviamente questa sim non è l'unica presente sul mercato, infatti anni fa vi avevo appunto parlato della Leica Mobile, ci sono anche le sim virtuali, le cosiddette eSIM, di cui ne farò un video dedicato, però a mio parere questa qui è assolutamente la migliore che c'è sul mercato. Infine, se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale per supportarlo e per non perdere i prossimi video.